English. Please take note of my perfect English accent. I hope to astonish you all and get rid once and for all of the hearsay that I didn't speak English. And now let's get to the messages. Megoglione! Oh my god! Ti devi sempre far riconoscere. Io tutta che me la tiro, che parlo in inglese, e tu sempre il solito buzzurro, insomma. No, sono sconcertato. Questo era per smentire le voci di tutte quelle persone che volevano additarti come una che non sa parlare in inglese, soprattutto Vlad. Adesso ne hanno proprio la conferma dopo questa no, entrata. No, eri perfetta. Quindi, allora, sai cosa ti dico? Visto che ormai glielo abbiamo dimostrato che sai parlare inglese, d'ora in poi non c'è più bisogno di dimostrargli nulla. Quando troviamo qualcosa in inglese la possiamo anche snobbare, che ne dici? Ci sto, perfetto, abbiamo risolto. Ok. Qualsiasi termine inglese sarà ha-ha. Ok, d'ora in poi ha-ha. Esatto, esattamente. Bene ragazzi, buonasera. Di nuovo qui su Radio Serpe. Lui è Rie, io sono Katrin. In inglese oggi. In inglese, precisiamo. Quindi, Dunque, partiamo con questa nuova puntata con la lettura dei messaggi. La domanda che avevamo posto la scorsa volta era, secondo voi come doveva essere caratterizzata una corporazione? Ci scrive Sergio dicendo che secondo lui le corporazioni devono essere basate sul ruolare bene il proprio PG e poi ovviamente il gioco di Gilda deve far divertire e deve essere all'insegno del cazzeggio. Lui non ha mai fatto parte di una Gilda, ma questo è il suo pensiero. L'ho detto io l'altra volta che ciò che sarebbe rimasto in testa sarebbe stato il cazzeggio, sì, alla fine di tanti bei discorsi. Esattamente. Qui abbiamo il commento di Haha, perché il nome è di inglese, che oltre a volere le foto di Rie con i meloni, che non ce ne libereremo più, ci dice, sto parlando di Vlad, che di Gilde ne ha passate 4 o 5, tutte quante a stampo militare, e che la più bella in assoluto è stata l'esercito ducale. Ne parla come un qualcosa di assolutamente fantastico per chi gioca un personaggio combattente, no? Soprattutto quando si giocano le battaglie campali. Dice anche di aver fatto sclerare almeno 3 o 4 volte il suo master, che saluta, Theodren, e lo salutiamo anche noi perché ci segue, a quanto pare. E Vlad ci racconta anche una giocata particolare dove il suo mezzo coso è stato trasformato in un mezzo cosino di 15-20 centimetri. Bellissimo. Dopodiché ha cavalcato un sorcio in piena mensa sotto le occhiatacce di Theodren, che cercava di fermare il sorcio cavallo. Bellissimo. Invece ci scrive anche Freddy e lui invece ci dice che non ha fatto molto gioco di Gilda perché di solito preferisce il gioco solitario. Poi invece abbiamo Anna Karen. È stato veloce, sì, Freddy. Mi aspettavo un commentone invece. Chiaro e conciso. Invece abbiamo Anna Carnil, che è un ricordo particolarmente divertente del gioco di Gilda in generale. Sempre su un GDR con ambientazione e cronaca del Ghiaccio e del Fuoco, no? La prima battaglia del suo personaggio, che ci descrive come un nobile rampollo in qualità di capitano d'artiglieria, combattevano contro una fazione molto potente ed erano privi di cavalleria e in densa inferiorità numerica. Nel vivo della battaglia, nella conversazione multipla, perché sempre si fanno le conversazioni multiple al di fuori di una giocata importante, e noi ne no? sappiamo qualcosa. Ok, solo che noi eravamo un po' diversi perché lui ci dice che da allora hanno iniziato a partire i bestemmioni e le canzoni power per caricarsi, mentre menavano a destra e a sinistra, no? Solo che il loro generale è stato catturato mentre loro erano immersi nel cazzeggio, appunto. Nella chat silenzio tombale, tutti quanti attoniti, e lui se ne esce all'improvviso con un, questo ve lo devo leggere, moglie liscio nell'elmo. E in mezzo alla tensione sono morti dalle risate, quindi un bel siparietto raccontato da Anna Carni. Esattamente. Bene, finiti i messaggi, io vorrei mandare subito la prima canzone, su richiesta di Roberta da Dazio, che è colei che mi ha scritto le 3-4 righe in inglese all'apertura che io poi ho letto, e quindi glielo devo. Quindi, Roberta, se ci stai ascoltando, questo è per te. Ah.
Bene, e questa era la sigla iniziale di Stargate SG-1, era la nostra dedica del giorno. Allora, noi, Kathleen, ha iniziato la puntata in inglese non a caso, perché oggi il tema del giorno qual è? Lo vogliamo dire in inglese o in italiano? Il tema del giorno è azioni e linguaggio. Ok, io l'ho detta in inglese, quindi ho dovuto censurare col nostro haha. Quindi sì, parliamo del linguaggio, del modo di scrivere, del modo di raccontare le gesta del nostro personaggio. Ora, una parentesi, noi ultimamente stiamo trattando principalmente le tematiche dei GDR by chat, però il tema del linguaggio ovviamente viene esteso, quindi non si parla solamente di play by chat, ma anche by forum e perché no, anche GDR live, perché bisognerà pur Ma parlare. anche by mail, by Facebook, penso, By alla fine Skype, se vogliamo. tutti quelli testuali alla fine. Insomma, qualunque GDR in cui ci sia da parlare, noi cosa possiamo fare? Possiamo parlare con un diverso tipo di linguaggio. Allora, noi possiamo parlare in maniera aulica, possiamo fare una parlata comune o possiamo fare una parlata un po' più grezza, volgare. Allora, cominciamo con il linguaggio aulico. Che cos'è il linguaggio aulico? Parlare aulico è, ad esempio, quando giunge al fin l'istante di alietare le menti degli astanti con carmi di pregiata fattura. Che cos'è questo? Ma spero che abbia almeno capito cosa stavo dicendo. Sicuramente. Ok, allora magari me lo spiega. Ora, i bambini io non li sottovaluterei perché nel loro c'è tutto un linguaggio che noi non capiremo mai. Io sono sicuro che preparano i complotti alle nostre spalle quando parlano tra di loro. Può darsi. Vedi, Kat ha già paura. Allora, torniamo a noi. Che cos'è il linguaggio aulico? È quel linguaggio fatto di parole forbite, vetuste o desuete. Oh, Giusto per entrare in tema. Insomma, si parla di parole, se vogliamo, un po' pesanti perché non capisce bene questo tipo di linguaggio. Insomma, improvvisarsi dei modelli, dei novelli Dante Alighieri all'interno dello scenario by chat, no? Cat, aiutami perché sono un momento impappinato. Ok, passo adesso al linguaggio un pochettino più comune. Ok, allora il linguaggio comune non c'è bisogno di parlarne più di tanto, è il linguaggio di tutti i giorni. Noi non ci sprechiamo a usare chissà quali paroloni per descrivere un'azione, ma ci basta il linguaggio di tutti i giorni, semplice e conciso. Chi abbiamo di fronte capisce benissimo quello che stiamo facendo e non ci perdiamo in chiacchiere. E io personalmente lo preferisco anche perché. A meno che non ci troviamo in una land di un particolare tipo dove il linguaggio aulico è, se non consigliato, addirittura richiesto, rischiamo di andare incontro a sanzioni come quella che ci venne scritta sul forum dal nostro Shanadan, che vi leggo: di aulico parlarlo, membro irrotto, tanto da parlarti in stesso stile, di scuse non ne sento, ti banno e me ne fotto. Quindi, Esattamente. per evitare situazioni del genere, è sempre meglio usare un linguaggio molto più alla mano, a meno che la land, ripeto, non sia appositamente improntata ad un linguaggio un po' più elevato. E poi purtroppo c'è da dire che c'è anche un linguaggio un po' più grezzo, fatto un po' di parole pesanti, parole storte, che generalmente sono sanzionate dal regolamento di una land. Ma se non c'è una regolamentazione precisa, capita che si rischi di sfociare nel turpiloquio. Cosa Esatto, sarebbe da evitare tendenzialmente? sempre mantenere un minimo di buon senso quando si gioca, anche perché potrebbero esserci comunque player minorenni o comunque non è rispettoso secondo me. Bene, c'è anche il linguaggio del corpo, vero? Assolutamente sì. Ce ne vuoi Linguaggio. parlare tu? Il linguaggio del corpo è magari invece di ridurre le azioni a dire magari che si è spaventati, ma farlo anche capire, non so, descrivendo che gli occhi vengono sgranati, che l'espressione si fa rigida, i muscoli facciali si contraggono, insomma, è quel processo di descrizione che va un po' più nel particolare. Anche perché così diamo occasione al nostro interlocutore, alle persone che interagiscono con noi, di giocarsi il fatto di capire o meno gli stimoli che noi gli diamo. Se il mio personaggio ha paura e noi lo comunichiamo in azione scrivendo il personaggio ha paura, togliamo gran parte del gioco all'altra persona. Se invece noi ci giocassimo, che so,
una pelle d'oca, un sudore freddo, noi stiamo dando dei segni che l'altra persona potrebbe anche equivocare, cosa che Esatto. nella vita reale è fattibilissimo, quindi perché non trasferirlo anche in gioco? Esatto. Questo è un po' il riassunto per quanto riguarda il linguaggio. Adesso io vorrei trattare anche le azioni, perché secondo me c'è un po' un prototipo di azione. Allora, innanzitutto le azioni fondamentali sono la prima e quella dell'entrata, ovvero la prima azione, quella che ci introduce in una giocata, è sempre un pochettino fondamentale perché ci si perde un po' più sulla descrizione fisica, insomma estetica. Perché devi descrivere che armi hai, devi descrivere i vestiti, devi descrivere la fisionomia del tuo personaggio, devi descrivere un po' di cose, dove sei, dove lo scenario che hai attorno, per far capire insomma come ti stai presentando. È indispensabile soprattutto per le quest, perché il fatto deve capire che arma potresti usare, insomma, è diciamo un po' Diamo il una biglietto, visione d'insieme. sì, un po' il biglietto da visita del nostro personaggio. Un'altra cosa, la seconda azione che per me è importante, anche se spesso viene sottovalutata, è l'azione di uscita. È veramente brutto troncare una giocata senza fare l'azione di uscita. Non costa nulla scrivere due o tre righe, di sola azione che comunque determina l'uscita del personaggio. Poi, un'altra azione per me importante è quella del combattimento. C'è da dire che ci sono azioni prolisse e azioni sintetiche. Per quanto riguarda il combattimento, io ne ho sempre viste o alcune scarne che non si capiscono, o alcune molto prolisse, del tipo il braccio destro è a 47 gradi con la tendenza a nord-est, il piede, la punta invece devia a sinistra, la spada è obliqua ma tende a essere orizzontale. Insomma, secondo me ci si incasina un po' la vita. Anche perché metà azione chi legge è già andato a spararsi un colpo in Sì, testa. oppure anche per esempio, magari ho visto personaggi che scrivevano la guardia reale finestra, cioè io preferisco sinceramente scrivere in modo più semplice perché devo sempre tenere conto che davanti a me non c'è un esperto di scherma e quindi insomma mettetevi anche nei panni degli altri. I tecnicismi li possiamo anche mettere a patto che spendiamo un po' di tempo per descrivere l'azione. A quel punto Certo. possiamo accoppiare la descrizione col nome tecnico del movimento che stiamo andando a Certo. fare, se stiamo parlando di combattimenti. Io per esempio tendo sempre ad usare i nomi dei colpi tipo montante, poi scrivo colpo che va dal basso all'alto in maniera parallela, eccetera, eccetera. Un'altra cosa invece, l'altra estremità è appunto l'azione sintetica della serie sguaino la spada e cerco e tento un affondo alla pancia dell'avversario. Cioè, descrivete un attimino le movenze, come si muove il corpo, la distanza, l'ingaggio, i passi, il movimento della lama, della spalla. Sono cose che comunque inficiano sulla giocata, insomma, sul E sull'esito combattimento. dell'azione, perché considerate che tra un'azione particolareggiata e un'azione in cui non si capisce cosa fate perché descrivete in una riga ciò che necessiterebbe di almeno 3-4 righe, voi verrete pesantemente sanzionati. Esattamente. Altra cosa che io personalmente non ritengo, come dire, idonea è l'azione al passato. La guerriera sedeva nella locanda, aspettava, cioè non state raccontando un libro o una storiella, state giocando un personaggio che in quel momento è nella locanda. Quindi il tempo al passato, secondo me, è una cosa errata. Poi non so se ci sono regolamenti che dicono che specificano che si può usare il tempo al passato, però io di solito inorridisco quando leggo i tempi al passato. Il regolamento di solito impone il tempo presente, anche perché noi stiamo descrivendo azioni che si svolgono in quel momento e non già avvenute, quindi viene da sé. Esattamente. Poi un'ultima, diciamo, un ultimo consiglio, sempre personale, perché poi in alcune land potrebbe essere anche concesso, sono i pensieri in azione.
Allora, io sono sempre stata abituata e mi hanno sempre insegnato a descrivere sempre solo le cose che gli altri PG possono notare. Per me è inutile scrivere indossa la collana che gli aveva regalato Rie 10 anni prima del loro incontro sulla montagna da soli sotto l'erba. Cioè, nessuno può sapere che quella collana, chi me l'ha regalata, come me l'ha regalata e perché me l'ha regalata. Quindi tutta questa, diciamo, come dire, questo perdersi in cose che comunque alla fine non sono utili a chi le legge, ma rendono la lettura comunque appesantita, appesantita e faticosa. Invece la lettura deve essere scorrevole, perché una role può durare anche 5, 6, 7 ore. Sui pensieri in azione noto che c'è sempre guerra aperta tra i pro e i contro, perché è capitato anche a me di andare a redarguire alcuni giocatori, magari inesperti, nuovi arrivati della land, che andavano ad utilizzare pensieri in azione, ed essermi sentito rispondere che i pensieri in azione erano utilizzati per fare atmosfera, no? Per aggiungere dettagli al contesto. Il problema è che, numero uno, se i pensieri in azione sono vietati dal regolamento, il gusto personale del dare atmosfera vale pressoché zero, perché il regolamento impone di non utilizzare un pensiero in azione. La seconda cosa è che un conto è dare atmosfera con una descrizione d'ambiente, un conto è raccontare vita, morte e miracoli del nostro personaggio andando ad infarcire l'azione di racconti passati o di pensieri o stati d'animo, quando poi di fatto il personaggio cosa ha fatto? Ha mosso un solo passo. In questo modo noi andiamo a distruggere completamente il gioco della persona che abbiamo di fronte, perché se io mi leggo 10 righe di pensieri e stati d'animo, io mi trovo a non poter interagire col personaggio, perché quello che leggo sono esclusivamente pensieri. Anche perché poi, secondo me, si rischia anche di fare un certo metagame, nel senso che se io dico cammina la guerriera, che ne so, dall'aria confusa perché Rie l'ha menata ieri sera di ritorno dalla battaglia, chi legge può confondersi e usare l'informazione poi non, e magari dire: oh, ma chi ti ha menata così? E magari io fisicamente non c'ho segni o percosse. Quindi diciamo che si crea un pochettino un'atmosfera confusionale che secondo me può essere evitata, almeno per quello che è il mio parere. Il Poi. discorso sul metagame lo possiamo anche approfondire, probabilmente lo faremo in futuro. Intanto diamo una piccola definizione per chi magari non sa di che cosa si tratti. Il metagame sostanzialmente è utilizzare all'interno del gioco informazioni che noi non possiamo avere all'interno del gioco. Quindi, come hai fatto giustamente tu l'esempio, se una persona in un'azione va a descrivere uno stato d'animo che quindi il mio personaggio non può vedere, perché non lo può vedere, non lo può percepire, e quell'informazione io la vado ad utilizzare per cambiare le azioni del mio personaggio, allora sto facendo un metagame, sto utilizzando un'informazione che il mio personaggio non può avere. Esatto. Io, questo vabbè, è un tema che io ci tengo particolarmente, quindi magari ci dedicheremo una puntata un pochettino più Sicuramente. profonda e articolata. Bene, io penso di aver detto tutto quello che mi andava di dire sull'argomento e Io una cosa passo. l'aggiungerei. Io Dimmi. odio terribilmente, io detesto le chat di gioco utilizzate come chat di MSN, per intenderci. Si entra in alcuni GDR in cui si Giusto. va a giocare e si trova un'azione di una riga, di mezza riga, ehi ciao che fai, e poi passa all'altra azione. Del tutto da evitare, ragazzi. Esatto, sì, questo qua sì, è veramente come ammazzare il buon gioco. E un'altra cosa, puntualizzo, anche ci sono alcuni, forse sicuramente saranno magari newbie, però alcune persone che scrivono, cioè mi trovo a volte a leggere azioni tipo passa la spada da sinistra a destra, scritto SXDX. Linguaggio da SMS, Ragazzi, evitate, orrifico. cioè se dovete scrivere così, non scrivete, perché veramente leggere nn, tbb, sms, dx, cioè no, Zfk. dx, sì, è un macello, stutt caso, cioè, Anche perché, perché è vietato dal regolamento, sì, d'accordo? Generalmente, infatti. se un regolamento ben fatto viene vietato.
Bene, io spero di esservi stata d'aiuto in questi pochi minuti e voglio passare alla domanda del giorno, ovvero come, secondo voi, come deve essere un'azione ben fatta? Deve essere molto parlata e poco descritta, molto descritta e poco parlata? Si devono compensare il parlato e il descritto? Deve essere prolissa oppure sintetica? Insomma, diteci la vostra in merito al linguaggio e le azioni. Abbiamo un post aperto anche sul forum sulla divisione tra azioni prolisse o sintetiche. Se volete andare a darci uno sguardo, lo trovate sul forum. Esatto, io adesso voglio chiudere il tema del giorno e voglio mandare la seconda canzone. Questa seconda canzone non è proprio una canzone, è l'inizio di una sigla con un dialogo in onore del... riaiutami. Ecco, Tonino a colla. in onore di Tonino Accolla, Il doppiatore di Homer perché... Simpson, scomparso di recente. Esattamente. Io, quando ho saputo la notizia, mi è venuto subito in mente questa parte dei Simpson, e mi sono immaginata che lui, sia andato proprio in cielo da Dio a fare questo, dialogo con lui. Vi lascio alla traccia e buon ascolto. Perdente, ferma la distruzione di Springfield e rispondi, o le partite salvate faranno una brutta fine. No, le mie partite salvate, fermo, sono all'ultimo combattimento con il boss di Oblivion, non posso ricominciare da capo. Ok, farò quello che volete. Proprio come pensavo. Oh, grazie, grazie, grazie. Ok, Dio, Dio, giusto? È ora che tu ci dia delle risposte. Chi siamo? Ecco la cattiva notizia. Siete personaggi di un videogioco. Siete stati progettati da maniaci del computer in cubicoli per correre in giro e essere controllati da altri maniaci del computer nelle loro stanze. Questo lo sapevamo, genio. Sì, dici qual è il senso della vita? Bene, il punto è che quei maniaci del computer che vi controllano sono anch'essi parte di un videogioco. Vedete, il pianeta Terra è il videogioco più verosimile e dettagliato che abbia mai creato e ci gioco 24 ore al giorno. È grandioso, puoi uscire dalla macchina, avere una famiglia. Ho messo anche una collezione di fossili completa e totalmente realistica per i secchioni. Quindi, i Simpson, il vostro gioco, non è nient'altro che un minigioco all'interno del mio gioco della Terra. Se ci pensate. Quindi non solo non siamo veri, ma siamo personaggi di un minigioco all'interno di un altro gioco? E quelli che stanno giocando adesso sono i personaggi del grande gioco che tu stai giocando? Beh, non siete dentro un gioco qualunque. Il pianeta Terra ha preso un punteggio di 96 su Metacritic. Perché mi hai fatto trovare un libro di istruzioni quando eravamo a Springfield? Non ti incasina tutto il sistema? Su tutti i fronti è stato tutto un incidente, capite? Ups. Non te la caverai con un ops, signor Volto Luminoso, è bello oltre ogni immaginazione. Devi rimettere a posto le cose. Calma, calma. Dio, sono molto, molto super spiacente per tutto ciò e voglio davvero finire Oblivion per poter cominciare qualcos'altro. Allora, cosa volete? Fai tornare Springfield come era prima. E lasciaci tenere i nostri magnifici poteri. Migliora le condizioni di lavoro di tutti i personaggi del videogioco. Esaudisci tre desideri. D'accordo, d'accordo, farò tutte queste cose, perfino rendere i giochi meno pericolosi per i personaggi. Temo che i giochi siano diventati un po' troppo violenti ultimamente. Dio, solo una cosa. Ti chiedi mai se anche tu sei il personaggio di un videogioco? Beh, è proprio una sciocchezza. Smetti di dire sciocchezza. È veramente inquietante immaginare che pure noi possiamo essere i personaggi di qualcuno che sta descrivendo le nostre azioni. Chissà se usano linguaggio forbito o linguaggio un po' più terra-terra. Ci sono alcune persone che conosco che sicuramente utilizzano linguaggio volgare. E se anche i nostri personaggi si sentissero allo stesso modo? Bella domanda, però potremmo chiedere a una medium di metterci in contatto con Tonino, magari ci dà qualche risposta.
Chissà, magari la risposta arriva dall'alto. Uno di questi giorni uno dei nostri personaggi sarà un medium e si rivolgerà a noi per dire che non dobbiamo mandarlo così tanto alla guerra sapendo che poi potrà resuscitare. Magari ci ammazzano direttamente senza scrupoli. Va bene, dopo questo omaggio, che spero che abbiate apprezzato, io vorrei passare alle solite, come dire... I soliti saluti? No, prima dei saluti, ai soliti... Vi voglio ricordare che... I consigli per gli acquisti. Sì, esatto. Il forum è sempre attivo 24 ore su 24 e potete parlarci di qualsiasi cosa rispondendo a sondaggi inerenti alla radio e non. Il gruppo su Facebook anche si sta sempre più crescendo e anche lì potete metterci le vostre dediche, potete rispondere alle domande, anche se dico sempre che è preferibile che voi rispondiate su Spreaker. Uno, perché ci facilitate il lavoro, e due, perché vi fate pubblicità anche su quest'altro mezzo di comunicazione che è un pochettino nuovo rispetto a Facebook. Inoltre, ripeto che abbiamo deciso di andare in onda 3 volte alla settimana, di cui le prime due volte, lunedì e il mercoledì solitamente, sono puntate serie e il venerdì è un po' una puntata così messa su come viene. Per smorzare la tensione. Esattamente, esattamente. Poi più avanti ci saranno altri ospiti con noi che tratteranno con noi dei tema ben precisi. Abbiamo sotto mano qualche collaborazione con altre persone, ma non vi voglio dire troppo. Ci saranno anche delle domande e dei quiz, diciamo, dove si potranno vincere premi, gadget, pubblicità, aiuti per la land, oggetti per il mercato, sponsorizzazioni, affiliazioni, un po' di cose, ce n'è per tutti. E io adesso voglio passare ai saluti. Allora, in primis voglio salutare Daniele Dell'Acqua e Alessandro Colombo, che questa settimana ho giocato con loro in un GDR e sono stati carinissimi a dedicarmi un po' del loro tempo. Poi voglio salutare Roberta D'Addazio, che è sempre colei che mi ha dato i 3-4 righi in inglese. Grazie Robby, mi ha scritto anche la pronuncia perché ha capito il soggetto. Poi voglio salutare Sofia De Simone, che è una persona nuova che ci sta seguendo e ha lasciato il commento su Spreaker. E voglio salutare Chiara Gamboni, che ha detto che andava a dormire perché non ce la faceva più e ci sentirà domani. Quindi ciao Chiara, buonanotte. Poi ci tenevo a salutare Stefano Di Fazio, che sentendo le puntate precedenti mi ha chiamato sul cellulare, un mio amico in off, conosciuto tipo 5-6 anni fa, ed è stato dolcissimo, ci siamo fatti una lunga chiacchierata al telefono e mi ha fatto veramente piacere, non pensavo avessi ancora il mio numero. E niente, tu Ria? Saluto Andrea Monda, perché ultimamente sta aprendo e discutendo su temi abbastanza interessanti sul gruppo di Facebook, quindi vi consiglio di darci uno sguardo. Saluto Davide Aquilini, che ci fa i complimenti su Spreaker e manda la sua solidarietà a Christina McLeod per la questione di database cancellato e company di cui abbiamo parlato. E poi saluto Sebastian Legnanese, che ci dice che il figlio del tabaccaio di cui vi ho parlato, che si chiama Anakin, è fortunato perché lui lamenta di chiamarsi come il granchio della sirenetta e quindi non è molto felice. Esattamente. Bene ragazzi, io vi invito a spolliciare se vi è piaciuta la puntata, a visitare la pagina e a fare le vostre richieste. E questa volta, a proposito, no, prima di chiudere, voglio fare, lo so che non si fanno in anticipo gli auguri, ma ci tengo troppissimo, gli auguri, perché fra esattamente 8 minuti è il compleanno di Zurzak. Tanti auguri a Morco! E vi voglio lasciare, spero di avervi fatto compagnia, vi voglio lasciare con una buonanotte speciale. Una buonanotte speciale a chi studia per un esame di chimica, una buonanotte speciale a chi si diverte con gli amici, a chi va a letto sperando e a chi ora ci sta ascoltando. Buonanotte ragazzi! Ciao!